Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo quarto episodio di Pokémon Light Platinum Randomizer Nuzlocke. Nello scorso episodio abbiamo ottenuto la prima medaglia, ma ci siamo accorti che il gioco aveva randomizzato male i percorsi successivi. Vi ho chiesto il vostro consiglio e vi avete detto di proseguire in ogni caso. Una piccola precisazione, alcuni di voi mi hanno detto prova a rirandomizzare la ROM o addirittura togliere la regola della Nuzlocke. Togliere la regola della Nuzlocke non se ne parla perché il mio obiettivo era portare qualcosa di originale, ossia una ROM randomizzata in Nuzlocke, e non ho intenzione di cambiare le mie posizioni. Mentre rirandomizzare un'altra ROM non serve a niente, nel senso che mi sono io confrontato con Rocket25, che è quello che mi ha randomizzato la ROM, che ringrazio, che non smetterò mai di ringraziare perché altrimenti ho appena distrutto un continente. E nulla, non funziona, si continua a bloccare. E nulla, quindi ho allenato i Pokémon che mi avete consigliato. Avete visto come messo in squadra anche Grovyle, che non ha un soprannome, e li ho portati tutti a livello 25. Ovviamente Grovyle era Trico si è evoluto, ha già e Buffalante a livello 26. Proseguiamo subito in questa nostra avventura. Fuori parte, per errore mio, sono andato da questa parte dove c'era una tipa che sarebbe tornata indietro nella città precedente a prendere del miele. Bene, vi ho risparmiato la cosa triste di tornare indietro e l'ho preso direttamente. Vuoi utilizzare il miele? Sì! Ovviamente questa cattura qua di Snorlax non sarà valida perché abbiamo già catturato un Pokémon e anzi direi di provare addirittura a mandarlo a casa se si riesce. Ok, no, non si... Cosa ha fatto? Ha fatto belli drum. Ha fatto belli drum, mannaggia. Ok, perfetto. Bene, possiamo proseguire. Ottimo, tu servi a qualcosa? Io comunque continuo ad avere una paura matta. Continuo ad avere una paura matta di andare avanti perché ragazzi sono tutti randomizzati e io non lo sono. Ok, ti ho aspettato per ore. Ho aspettato per ore che un allenatore passasse. Combattiamo, perfetto, vieni qua Daniel, questo è Dlarz ragazzi. Ok, fermi, assorbimento, ci riprendiamo pure la vita. Ole, perfetto, guarda che cosa bella. Ecco, il lato positivo di Grovyle ragazzi è che mentre era Trico, cioè quando era ancora un Trico, allenarlo era un suicidio, nel senso che dovevo fare continuamente switch. Appena diventato Grovyle ha aperto chiunque. Tra l'altro il bullo che si chiama Daniel, che ha Poliwhirl, mi è piaciuta, sul serio. Ok, il lato negativo è che a tutti i Pokémon di... Cioè, il lato negativo in realtà è positivo perché Grovyle li sta prendendo tutti. A tutti i Pokémon di tipo acqua, questo qua, perfetto. Proseguiamo. Una Pokéball, ma c'è anche un bellissimo video fa ad attendermi. Pozione, ottimo. Penso di avere tipo... Sì, dovrei aver preso anche dei rimedi. Ah no, vi faccio vedere adesso cosa ho preso. Ciao paparino, muori. Muori male, ma smetti di farmi quick attack che ti apro. Ok, livello 27 per Grovyle, direi di switchare, di farvi vedere anche Spider. Un'altra cosa, mi avete consigliato di scambiare Spinarak con uno Scizor. Sì, e poi... No, ripeto, di scambiare Spinarak con uno Scizor nella città precedente. Io ho provato a farlo ragazzi, ma quello Scizor non mi obbedisce e quindi sarebbe stato totalmente inutile e ho preferito a sto punto tenermi Spinarak, che poi è diventato Ariados, dato che perlomeno è un Pokémon che mi obbedisce. Io mi sto arrabbiando. Ok, vai Buffalante, è il tuo momento. Levati, vacca schifosa, incubo della mia giovinezza e anche del presente. Duskull, ce l'ha Pursuit? Sì, perfetto, gliel'avevo insegnato. Sì, comunque i moveset non ve li sto a dire perché ovviamente sono cambiati quasi del tutto. Ve li guardate voi. Ecco, ho preso dei Moomoo Milk in una di quelle fattorie che si trovava laggiù. C'era uno che li vendeva. Ok, qua abbiamo le pozioni, direi di iniziare a utilizzarne due qua. E poi mi spreco un Moomoo Milk su Spider. Che nome triste, mamma mia, veramente ragazzi è tristissimo come nome. Tu? Swamp e Palude, penso di essere... Nuova City, com'è che si chiama? Pantem Town. Pescare è un'arte che dovrebbe essere sempre presa molto seriamente, ok. Questa è la classica casa di Pantem, perfetto. Oddio, quello lì, mi avete detto ragazzi che quelli lì sono quelli di Pokémon Ranger. E sinceramente in editing ci avevo pensato, ma poi non sono mai andato a controllare. Quindi vi ringrazio. Eccola qua la palude. Sì, Swamp a questo punto era palude. Ok, allora, entriamo qua dentro. Parliamo un po' alla gente per vedere se ci danno strumenti. Soprattutto se non scappano ci parla la gente. Ok. Ciao Creepy, ti stavo aspettando. Evviva. Non vedevo l'ora. Mandibuzz, figo. Mandibuzz mi piace un sacco ragazzi. Ecco, la cosa ottima di Spider è che ha imparato Nightshade ragazzi, che contro qualsiasi tipo di Pokémon, salvo Pokémon di tipo normale. Ovviamente Gust
fatto maluccio. Salvo appunto Pokémon di tipo normale riesce sempre a fare un danno ingente. Qua sono stato intelligente, ho switchato. Bravo Buffalant. Nidoran maschio deve morire male. Ok, cosa è salito a qualche livello che non ho letto. Mi piace di te. Mi piace questo di te, tipo il mio stile, a quanto pare. Spero di incontrarti di nuovo in questo modo. Per ora mi prendo una pausa. E goditi il tuo viaggio. Ok, perfetto. Possibilmente un po' più veloce, ce ne andiamo. Ok, ragazzi, prima palestra. No, era un centro Pokémon, scusate. Infatti, sono andato a cercare il centro Pokémon. Poi ci ho pensato, ho riflettuto, ho detto: ehi, aspetta, forse ho sbagliato qualcosa. Ok, continuiamo a entrare nelle case perché mi avete detto, ragazzi, di parlare a un sacco di gente. Tra l'altro mi avete consigliato di tornare indietro nelle città a prendere i Pokémon che mi davano. Mi avete detto che mi davano un Growlithe da qualche parte. Però ho preferito non prenderlo perché... boh, in realtà non avevo sbatta. In realtà non avevo voglia, sarò sincero. Allora, qua abbiamo due Ultra Ball. E spero che bastino per fare la cattura in sto percorso, ragazzi. Perché qua il market non c'è, è staccato. E nulla, ci proviamo. Però prima affrontiamo questa che credo sia una fanta allenatrice. Esatto, Karen fanta allenatrice, Smochum. Sei già di tipo psico tu? Decisamente, decisamente sei già di tipo psico. Electivire, cliente ostico. Vai giù. E vai, un altro headbutt e dovresti essere a posto. Olè. Wooper a casa, no, Slam. Slam, il grande Slam. Vai via. Olè, perfetto, vediamo che Pokémon riusciamo a ottenere, ragazzi. E vabbè, è un Wooper. Ovviamente non è randomizzato, ci mancherebbe altro. Vabbè raga, noi lo prendiamo, per ora non lo metto in squadra. Lo valuterò poi in futuro se metterlo o no. Infatti non lo vedrete neanche nella sidebar. Gli diamo un soprannome, lo chiamiamo... lo chiamiamo... boh, lo chiamiamo Frisk. Lo chiamiamo Frisk, non so neanche il motivo, però mi sembra... boh, non lo so, penso che sia un soprannome che gli si addice. Quindi, boh. Il name rater qua mi manderebbe a fanculo. Non so se lo sapete, ragazzi, chi è il name rater. È un sito bellissimo che ho scoperto ultimamente. Intanto il gioco ci ripaga della Ultra Ball. Che praticamente vi permette di lasciare i soprannomi che voi date ai vostri Pokémon e lui ve li giudica. Ed è un tipo che, insomma, si diverte a fare queste cose. E veramente ad alcuni dà delle risposte stupende. Quindi mi piace un sacco quel sito. Ogni tanto ci faccio dei giri a caso. Ok, Ariados. Avrei voluto mandare il tuo fratello più bello, però no, tu muori. Flareon. Allora, Horn Attack, perfetto. E Pursuit, giù. Olè. Benissimo. Pokéball. Etere, perfetto. Quelli che mi servirebbero nella Crazy Lock, ma che invece non ci sono. Cosa mi è... ti trombo, veramente, grandissimo. Lucky Egg, perfetto. Questo qua mi aiuterà un sacco nell'allenamento, ragazzi, perché dovete sapere che ora che i Pokémon selvatici non sono randomizzati, allenarmi è diventato un parto. Perché, giusto, non è... è comune quindi vedere Magikarp da queste parti. Ma mi stai dicendo che ci posso pescare? Fa provare. No, ok, oh, che cazzo stai dicendo? Ok, questo è Pearl, vero? Ah no, è Diamond, sì, quello che è. Mi sono perso nella palude correndo attorno e sono finito qui. Ci sono un sacco di Pokémon forti qui e mi sono allenato molto. Te lo dimostrerò. Raga, una cosa impressionante di questo gioco è che ovunque ci sono battaglie. Nidoking, aiuto. Horn Attack, Double Kick fa abbastanza male, non troppo per fortuna. Horn Attack e giù. Roselia, Horn Attack e muore pure lui. Stiamo registrandosi, tutto a posto. Io, ragazzi, con OBS mi devo abituare. Perché altrimenti... e sì, comunque in questo episodio vedrò di non utilizzare troppo gli altri due membri della squadra. Perché... chi vuole imparare Leaf Blade? Oddio, ma non gli ho tolto il condividi esperienza. Ma cazzo. Però Leaf Blade... non gliela insegno, raga. Perché è fisico, non gliela devo insegnare. Cioè, non è fisico più che altro, quindi non avrebbe senso. No, ascolta, figliolo caro, non devi metterti a fare certe... per piacere, eh? Andiamocene, grazie. Ciao Pirla, è stato bello. Diamond, io non lo imparerò mai. Bene, sembra che tu abbia ottenuto lo stesso numero di medaglie che ho io. Andiamo alla seconda palestra. Ah, ok, perfetto, quindi mi hai già spoilerato che nella prossima città c'è la palestra, ottimo. Dimmi che ho un antidoto, dimmi che ho un antidoto. Uno solo, che culo. Ok, allora, Mumu Milk qua. E non
bado a spese e lo diamo anche a lui. E gli rimuoviamo il maledettissimo coso. Ok, perfetto. No, volevo fare anche un'altra cosa. Sì, prendere il fortune nuovo da Buffalant. Perché ragazzi, qua farò come avevo fatto in Pokémon Mega Power, ossia cambiare sempre il fortune nuovo da un Pokémon all'altro che entra in campo. Perché siccome ho bisogno di tanto allenamento e siccome soprattutto è una Nuzlocke, non mi conviene assolutamente non farlo. Charmeleon giù, Blitzel. Mi sono allenato praticamente solo con sti stronzi prima. No, figliolo caro, devi morire. Spider, ti prego. Spider. Oh, oddio. Allora, Buffalant, il tuo momento. Buffalant con Ornatak. E giù questo Krogan che voleva fare il monello. Ok, perfetto. Non sapevo che mi ricaricasse. Il punto è che mo è paralizzato. Quindi non me lo rischio. E diamo il Lucky Egg a Buffalant. Perfetto. Allora, qua c'è uno strumento ed è una super pozione che ci tornerà sicuramente utile in questo percorso. Sono troppi allenatori, veramente. Allora, Ornatak e Kirlia va all'altro mondo. Blitz, il stesso discorso, si spera. Ok, oh sì, ho Pursuit, perfetto. Volevi? No, invece mi hai fatto del male. Olè, perfetto. E nulla, Buffalant, ragazzi, è un ottimo Pokémon, davvero. Mi sta convincendo. Una sub ball. Cioè, qui me la dai la sub ball. No, aspettate. Anche Krogan non sarebbe stato male da trovare, ragazzi. No, questo qui magari ha qualcosa da darmi. Ah no, mi dice solo che in questo percorso i Krogan sono frequenti. Peccato che io ho trovato Wooper. Cicuta, eccolo qua. Ornatak e giù, perfetto. Dewgong e stesso discorso. Ci saluta. Biglietto di sola andata. Fleffy, olè. Via anche questo, ragazzi. Veramente. Buffalant è una cosa impressionante, li butta giù tutti, cioè ma dal primo all'ultimo. È assurdo, è pazzesco ragazzi, è epico. Vieni qua. Ah ok, voi pescatori ci avete i dialoghi. Oddio, ma sta andando a fuoco o sono tipo candele? No, sta andando a fuoco. Ok, perché c'è il Team Steam, eh? Cioè volete dire che il Team Steam ha mandato a fuoco tutto? Cioè non è uno scherzo? Questa mi è piaciuta tantissimo, ragazzi, sarò sincero. Hanno trovato la sfera blu e la sfera rossa. Rossa, mi è venuta, oddio, non so parlare oggi. Nel laboratorio botanico di Esmeralda, che è un chiaro riferimento palese a Smeraldo, in cui c'erano la sfera rossa e la sfera blu. Mi è piaciuta. Ok, perfetto, devono andare al laboratorio, ottimo. E ora, sapete che questa parte del gioco forse l'avevo vista da qualche parte? Ok, oddio, Red e Ash, mamma mia. Titania confronto, anche se uno non evolve i Pokémon, ma dettagli. Eccoci qua. Ciao Creepy, sono felice che tu sia qui. La città è stata attaccata da un buon numero di membri del Team Steam. E ce ne sono troppi per me e Red. Ok? Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Il capo palestra e il professore di questa città sono intrappolati nel loro laboratorio botanico. Red e io ci prenderemo cura dei membri del Team Steam fuori, al di fuori, se tu ti occuperai del laboratorio botanico. Questo è un ottimo piano. Molti membri del Team Steam sono qua fuori, ma riuscirò ad affrontarli tutti quanti. Creepy, l'unica persona che può entrare nel laboratorio botanico sono i membri del Team Steam. Oh, figo! Steam Uniform. Figata, ci sta. Addirittura. Ah, ok, fa Rain Dance per spegnere il fuoco, genio. Ok, ha spento il fuoco. Ottimo lavoro, Red. Affrontiamo il Team Steam, perfetto. Ok, però forse devo mettermela addosso la tuta, non credete? Vediamo se... Oddio, sono spastico. Raga, non sto velocizzando Raga, cos'è sta roba? Che schifo. Oddio. Team Steam attaccherà chiunque. Ok, perfetto, allora la città... Oddio, raga, questa qua è la corsa. Questa qua è cos'è? Il laboratorio botanico. Questa qua è la corsa. Io sto premendo B, ma no, che aborto. Ok, immagino di non poter andare di qua. Ok, ordini del boss, perfetto, dobbiamo tornare indietro. Raga, è spasticissimo, mamma mia. Allora, ok, compriamoci quello che dobbiamo comprarci. Cose tipo Ultra Ball.
E mi prenderei anche due iperpozioni già che ci sono. Ole, possiamo uscire, siamo a 14 minuti, quindi direi che c'è tempo per affrontare il laboratorio e poi possiamo stoppare. E nel prossimo episodio verosimilmente affronteremo la palestra. Il personale del Team Steam può entrare per proteggere Marina e Terra. I capi del Team Steam. I capi del Team Steam che stanno dietro a questi attacchi. Perfetto, lo sapevo, grazie. Ok. Non posso utilizzare l'uniforme. No, ma dai, ma almeno passavo senza affrontarli sti qua. Ma sei se... Ah, tra l'altro non mi sono curato, forse avrei dovuto. La furbizia del creepy, ragazzi. Mamma mia, tanta roba. Ok, perfetto. Poi, cioè, appena cambio... che due palle. Appena cambio l'uniforme inizio a correre decentemente. Ci sta. E comunque sta cosa qua che cambio uniforme è stupenda, davvero. È presa da Earth Gold, però, cioè... Immagino che farla su un Game Boy, su un'altra console che non è quella, deve essere un suicidio. No, non volevo fare questo in realtà. Volevo, ecco, grazie. Prendere, dove mannaggia sta, il Fortunuovo. Incredibile, ce l'ho fatta. Epico. Vai, Golduck contro Spider. Nightshade cattivo, proprio senza guardare in faccia nessuno. Aia, è vero che Spider anche lì tipo vele... Gesù, non ce l'avete? No, sul serio, io lo dico sempre, però ogni tanto io immagino di trovarmelo contro sto Gesù, perché a sto punto... Ole! Ottimo così. Allora... non so se... Sì, direi che possiamo continuare. Toxicroak. Toxicroak, Edbat, Taunt, perfetto, sì, sicuramente non perfetto. Spider, raga, sta aprendo tutti, però forse adesso è il caso di switchare... sì, stavolta mandiamo sia, ragazzi, perché voglio sbrigarmela in fretta. Ole, perfetto. Mi sta venendo un crampo a una gamba, non avete idea. Fa malissimo. Allora, perfetto, una super potion che non stavo vedendo. Ok, continuiamo ad affrontare ste reclute, ragazzi, che sono tantissime. Minchia, Mian Shao, raga, è un po'... Mian Shao è uno dei miei Pokémon preferiti, ma anche uno che quando mi trovo contro non sopporto, veramente. Mi vengono gli infar... Vabbè. Cioè a sto punto me ne vado e non lo so, tutti i leggendari ci avete. Tutti, da primo all'ultimo. E io dovrei battervi con un'aria addosso. Beh, ha senso. Ok, avrei dovuto anche andare al market ora che ci penso. Garchomp, vabbè, se non sono leggendari sono bestie comunque. Nightshade, vediamo se un'altra Nightshade. Gesù. Miero. Non posso sostituirlo. Ok, calma. No, io non lo perdo, Liberami da sta maledetta sabbia, ti prego. Ok, perfetto, è successo qualcosa. Lui ha smesso di fare qualcosa. Muori! Muori, vai giù, ti prego. Oh, oddio, ho rischiato di perdere Spider. Ma ce l'abbiamo fatta, per fortuna. Sì, avrei dovuto andare anche a prendermi i... mannaggia loro, i Paralyze Hill. Ok, mettiamo davanti, direi, Grovyle. Che, tra l'altro, ragazzi, sarebbe anche una buona cosa se si evolvesse presto. Perché... No, Dio, raga, sono troppi. No, appunto, sarebbe meglio che si evolvesse presto. Perché altrimenti rischia di diventare troppo debole. Infatti sta già perdendo con un Teddy Ursa in maniera vergognosa. Ora aspettate che faccio un absorb e mi riprendo un po' di vita. Perfetto, ora sono un po' più tranquillo. Pursuit è giù. Perché devo prendermi gli infarti? No, sul serio. Non ho voglia di perdere po... Grazie. Gesù. Ok, fermi. L'ansia che stava salendo, non avete idea. E ho già finito i Mumu Milk, tra l'altro. No, sul serio, quanti siete? Electric, ok. Non dovresti essere un problema. A meno che tu, lo stavo per dire, vi giuro che stavo per dire, a meno che tu non abbia acido come il mio. Lo stavo per dire. Assurdo. Ok, perfetto. Io tipo vado di qua. Cos'è? Ok. Ok, raga, appena finito qua torno qui e prendo Zorua. E penso di metterlo in squadra a sto punto, ragazzi, perché visto che tutti gli altri Pokémon non sono randomizzati, a sto punto non avrebbe senso escludere quelli non randomizzati, perché sono come gli altri del resto.
Ok, Vaporeon, direi di iniziare subito ad aprire il culo anche a queste due reclute. Così almeno arriviamo... Minchia, no, ma diminuito l'attacco. Però gli faccio un male boia comunque. Cioè, se non mi diminuo l'attacco, probabilmente lo shottavo. La madonna. Raga, Buffalant ha un attacco illegale. Scusate, fatemelo vedere perché non l'ho mai controllato. No, 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 no. Summary. Ok, 66. No, è anche velocissimo, tra l'altro. Mamma mia, che... Ok, perfetto, tutti devono rispettare il team Steam per un motivo che non ho visto. Allora, aspettate, faccio una cosa velocissima, ragazzi. Vado a curarmi perché sapete com'è, adesso c'è la battaglia con i capi, quindi non vorrei assolutamente rischiare di soffrire male. Siamo a 20 minuti, quindi sì, stiamo andando spediti. Siamo in tempo con il tempo. Che belle frasi che tira fuori Creepy Stories a volte. E allora, dobbiamo metterci l'uniforme, deduco. Mettiamoci questa maledettissima uniforme. Ricordiamoci di non correre perché qua altrimenti va a finire male. Cioè tipo i tasti invertiti. Ma non rompermi le balle. Ok, proseguiamo. E adesso dovremmo essere approssimativamente vicini ai capi. Potevo svegliarmi e depositare il maledetto Wooper. Vabbè raga, lo prendo fuori parte. Fatemi sapere se volete che io lo tenga in squadra. E nulla. Vediamo un po' se riusciamo a... Eccola qua, Silia, esatto. Ancora tu, idiota. Come ti permetti di tentare di vanificare i nostri piani? Non ci fermerai questa volta, perché Marina e Terra, i due leader del Team Steam, sono qui. E sono forti abbastanza per battere ogni allenatore con S. With Ease. Ease non è tipo... No, quello è Ease, non lo so. Ma ti distruggerò io. Ok, perfetto. In sostanza sono molto forti, ci apriranno il culo Zubat. E finché hai Zubat, secondo me non vinci, sai. Ma è proprio un'idea che mi è venuta così sul momento. Pursuit. Aia, quanto regge sto coso. Ah, però è a livello 25, non male. Perché io devo mettermi a urlare come un pazzo ogni... No, sul serio. Quante sono le probabilità che io venga congelato due volte di fila? Marina ha preso la blu orb e Terra quella rossa. Ok, perfetto. Dobbiamo andare a Sinport City per ottenere i nostri obiettivi. Perfetto. E voi siete invece uno è il capo palestra e l'altro è un tipo con le bretelle. Io sono Esmeralda, la capo palestra di Esmeralda City. Che intuito. E questo non è... Non è... Direi che non è il professor Rowan. Guarda, a giudicare dall'aspetto non mi sembra proprio lui. Viene da Sinnoh, ma è nella regione di Zeri per studiare i Pokémon della regione, così come le antiche leggende. Grazie per il tuo aiuto. Esmeralda e io siamo stati catturati da questi membri del Team Steam mentre stavamo ricercando la sfera blu e la sfera rossa. Il Team Steam le ha rubate perché hanno un ottimo, un grandissimo e terribile potere. Le nostre ricerche sono state fermate per quanto riguarda le sfere. Ritornerò alla mia palestra. Ok, perfetto. Deduco di doverti sfidare. Ma prima, ragazzi, andiamo a depositare per un attimo Frisk. E direi di andarci a prendere quello Zorua. Così lo visioniamo anche un attimo. Anche se dubito che ci sia qualcosa da vedere. Perché, cioè, in sostanza è uno Zorua, fine. E dov'è che stava? Di qua, sì. Ecco. No, cosa ho fatto? Perfetto. Prendiamocelo. Ok, perfetto. Livello 5. Speravo qualcosina in più. Vabbè, nulla. Fatemi sapere cosa ne pensate di questi due Pokémon. Sia Frisk che Zorua. Non so se metterli in squadra in questo momento perché... dove l'ho messo? Ok, perfetto. Non c'è qualche errore? Sì, c'è decisamente qualche errore. Torna di qua. E nulla, non so per ora se metterli in squadra perché ci terrei a trovare qualcosa di meglio. Anche perché ragazzi, Zorua sarà un casino allenarlo. E nulla, io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Se è così vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, a commentare e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mi raccomando, rispondete alla domanda del giorno che trovate come al solito qua sotto nella sidebar. E passate dai social che invece saranno in descrizione. Detto ciò, noi ci becchiamo in un prossimo video.